Il cielo appena imbianca a oriente, pur essendo ancora gremito di stelle. Il milite romano ha buoni occhi e come vede Gesù avanzarsi verso la porta gli va incontro. Salve, ti ho atteso. Parla senza paura, che vuoi da me? Sapere. Tu hai detto, la pace che io do permane anche nella guerra, perché è pace dell'anima. Vorrei sapere che pace è e che cos'è l'anima. Come può l'uomo che è in guerra essere in pace? Quando si apre il tempio di Giano, si chiude quello della pace. Non possono le due cose essere insieme nel mondo. Hai detto bene. Nel mondo, in verità, non possono essere pace e guerra insieme. Una esclude l'altra. Ma nell'uomo di guerra può essere pace, anche se combatte la guerra comandata. Può essere la mia pace, perché la mia pace viene dal cielo e non la ferisce il fragore della guerra e la ferocia delle stragi. È cosa divina, invade la cosa divina che l'uomo ha in sé e che è detta anima. Divina. In me, Divo è Cesare. Io sono figlio di contadini, ora sono un legionario senza alcun grado. Se sarò prode, potrò forse diventare centurione, ma divino. Vi è una parte divina in te, è l'anima, viene da Dio, dal vero Dio. Perciò è divina, gemma viva nell'uomo e di divine cose si alimenta e vive. La fede, la pace, la verità, la guerra non la turba, la persecuzione non la ferisce, la morte non la uccide, solo il male la ferisce, la uccide e la priva della pace che io dono, perché il male separa l'uomo da Dio. E che cos'è il male? Non amare il prossimo, non amare il padre, la madre, i fratelli, rubare, uccidere. Essere ribelli, avere lussuri, essere falsi, questo è il male. Ah, allora io non posso averla la tua pace, sono soldato e comandato a uccidere. Per noi allora non c'è salvezza. Sii giusto nella guerra come nella pace, compi il tuo dovere senza ferocia e senza avidità. Mentre combatti e conquisti, pensa che il nemico è simile a te, che ogni città ha madri, fanciulle come tua madre, tue sorelle. Sii prode. Senza essere brutale. Non uscirai dalla giustizia e dalla pace, e la mia pace resterà in te. E poi cosa vuoi dire? Dopo la morte, che avviene del bene che ho fatto e dell'anima che tu dici che non muore se non si fa il male? L'anima vive, vive ornata del bene che ha fatto, in una pace gioiosa più grande di quella che si gode in terra. A dimora nel mio regno, il regno di Dio, e chi crede in me entrerà in quel regno. Anche io, un romano, anche tu se crederai alla verità. Cos'è la verità? Io sono la verità, la via per andare alla verità, e sono la vita, e do la vita, perché chi accoglie la verità accoglie la vita. Cercherò di ricordare questo e cercherò di sapere più ancora. Mi piace come parli. Come ti chiami? Vitale, di Benevento, della Campania. Ricorderò il tuo nome. Fai veramente vitale il tuo spirito, nutrendolo di verità. Addio. Ave, Signore.